Hola, girls. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué nos cuentas, Adriana? Pues, yo les quiero preguntar a ustedes, porque es mi debut como Mimi. ¿Cómo fue su primera vez como Mimi? My debut was in 2006, actually, because it was like my final exam in the conservatory, and I said to my teacher, I want to sing Mimi, and it was exciting, overwhelming, and we had the pleasure to do it in the opera house in Cluj, where I studied, and it was really like bohemian. We had no money in real life as well, but how do you feel about your first Mimi? I think it's... Es un sueño hecho realidad debutar el rol de Mimi en este teatro, que es tanta historia, ustedes lo sienten, venir aquí es... fantástico, el edificio es precioso, la gente es genial y bueno, un equipo como ustedes es siempre increíble. María Teresa, ¿cómo fue para ti la primera vez que cantaste Mimi? Yo he cantado la mia prima Mimi en un'opera studio, ero cover, quindi l'ultima, guardare sempre le prove. E un giorno mancavano sia la prima che la seconda Mimi. Quindi, tra l'altro, dirigeva il maestro Bisanti, quindi... Avete una storia? Sì. E quel giorno ero emozionatissima perché ho studiato tantissimo questo ruolo e mi sono messa alla prova, il maestro è rimasto molto contento e sono entrata a far parte del cast, hanno formato un terzo cast per me. Io ti auguro di avere tutte le emozioni che ho provato io per questo ruolo, debuttandolo. È veramente un ruolo che dà tante soddisfazioni, è un ruolo che canterai sempre, ma sempre, ogni volta troverai qualcosa che ti emoziona e ti fa crescere. E veramente ti auguro, poi in questo teatro stupendo, è incredibile. È un sogno, sono molto contenta per te. Che... Oh, grazie. Diría que, a pesar de todo, María Callas, porque es una salvaje. Me encanta cómo expresa, cada palabra tiene un color y la emoción siempre está ahí. Y es dulce, pero al mismo tiempo existe real, ese drama. Savage, raw, as you say, I love the rawness, if you say that in English. This is Puccini, Verismo, and right, you see real characters. Real life, real pain, even if the sound is not beautiful, but it's true because it comes from the flesh, from the inside. And well, I would say Freni, because I'm sorry, I would say Callas, I would say Stratas, I would say so many because everybody brings something to the role. Nobody's perfect, but everybody can inspire in some moments of absolute beauty. They transport you in another world. Io sarò di parte, ma tifo per Mirella Freni. E secondo me, insieme a Pavarotti, sarà che, vabbè, sono italiana, non lo so, però suscitano, quando sento delle registrazioni, delle emozioni che poi in altre opere magari non è la stessa cosa, però in Bohème è la loro, cioè sembra stata scritta per loro.